Siete abituati a giocare online e volete adattarvi al gioco del live? Ascoltate questi tre consigli che ha da darvi Max Pescatori. Tre consigli se volete giocare tornei live. Il primo, se giocate in un casinò, non portate troppi soldi, perché la classica cosa che uno fa quando va a giocare a un torneo, esce e poi vuole andare alla roulette a far pari, cosa che non bisogna fare. Cioè, giocare al casinò assolutamente una cosa bellissima, io la faccio, però farla con moderazione, quindi giocare per divertirsi, non per andare pari al torneo. Quando giocate live, il secondo vantaggio è il fatto che, siccome vi trovate davanti i giocatori, potete osservarli, quindi potete osservare come maneggiano le carte, le chips, e di conseguenza potrete trarre vantaggi da come giocare una mano contro di loro. Cioè, è ovvio che se uno arriva, si mette a fare gli shuffle delle chips, probabilmente un giocatore abbastanza esperto, quantomeno che gioca tanto live, quindi state un po' più attenti di uno che non riesce a maneggiare le chips. Il terzo consiglio che vi do è quello di vedere un po' nel vostro gioco quello che può favorirvi. Cioè, io per esempio sono un giocatore che, avendo giocato tanto, faccio professionista da oltre 15 anni, una cosa che mi dà un po' fastidio è giocare all'inizio dei tornei, perciò mi porto il mio iPad oppure la mia musica, perciò nei momenti sia difficili del torneo che soprattutto all'inizio io mi ascolto un po' di musica e riesco a restare concentrato, comunque non annoiarmi, che poi ti permette o ti dà il problema di giocare troppe mani. Ciao!